Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i miei amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Ma prima di iniziare con l'altro andare a fare appunto un qualsiasi regalo all'interno dei negozio oggetti, semplicemente uno di voi sta guardando in questo momento questo video. Quindi mi raccomando, supportare tutti quanti i regali che vengono effettuati all'interno dei negozio oggetti. Qualcosa vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche. Infine condividete tutti quanti i vostri amici. Mi raccomando, supportandissimo tutti quanti i video che escono all'interno del canale, se appunto di ricevere molti ma molti più regali. Quindi ragazzi, provo all'interno dei negozio oggetti, vediamo un po' qual è il negozio oggetti di oggi. Ok, sono rimaste il mietitore, cervellofilo, militegul. È arrivato anche il set di Daredevil. Oggi dovrei proprio andare a regalare il piccone, forse il piccone più desiderato su Fortnite, ed è esattamente quello del mietitore, esattamente la falce. Quindi facciamo compra come regalo, andiamo a vedere il fortunato riceverà questo magnifico piccone che torna solamente qui nel periodo di Halloween su Fortnite. Quindi direi un po' di scendere, vedere un po' chi c'è, magari a chi ancora abbiamo fatto un regalo. Quindi vediamo un po', direi di premere X fra 3, 2, 1 e il vincitore è Kill Gamer. Vediamo se già non possiede questo piccone. Ok, non lo possiede, quindi mi raccomando, supportandissimo, i regali vengono effettuati all'interno dei negozi oggetti, perché molto molto presto arriveranno tantissime nuove skin anche col passare degli aggiornamenti. Quindi supportate il video se volete ricevere molti ma molti più regali, soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella. Ok, perfetto, andiamo a scatola regalo. Oggi andiamo proprio su quella classica, andiamo su questa, perfetto, andiamo su quella classica, inviamo il regalo a Kill Gamer, invio dei regali in corso e tutti i regali sono stati consegnati. Quindi spero che ti diverto questo nuovissimo piccone che è davvero bellissimo. Adesso appunto vi lascio al video. Bene a tutti in questo nuovo video, bene siete, ben viaggiati. In questo video andrò proprio a parlare di tre nuovissime skin segrete della Marvel in arrivo gratuitamente su Fortnite. Provi a parlare appunto di queste tre nuovissime skin, vedere quali sono appunto, come si andranno a ottenere gratuitamente. Come al solito vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siamo aggiornati su questi video e live lo skin battaglia. Infine condividi questo video tutti i tuoi amici e mo vedere anche a loro appunto queste tre nuovissime skin segrete e come andarle ad ottenere. Quindi partiamo subito e andiamo subito a parlare di queste tre nuovissime skin in arrivo. Infatti ben sapete, esattamente un paio di giorni fa si è svolta la Coppa Daredevil. Come ben sapete, questa Coppa Daredevil, per chi andava a giocare il torneo e si andava a classificare nella top 800, quindi chi appunto andava a giocare il torneo e andava a classificarsi fra i migliori 800 in Europa, poteva appunto portarsi a casa gratuitamente la skin di Daredevil prima che appunto uscisse il negozio oggetti. Infatti chi appunto si è andato a classificare nella top 800 in Europa ha ricevuto la skin un paio di giorni prima rispetto agli altri, perché oggi invece è uscita il negozio oggetti. Infatti eccolo qui il suo bundle completo, il bundle Daredevil, e appunto comprende la sua skin, il backpack, poi il piccone e per concludere le ali del diavolo, cioè il suo deltaplano. Infatti possiamo sia comprare il bundle oppure comprare solamente gli oggetti singoli, la skin, il piccone o le ali del diavolo, cioè il suo deltaplano. Quindi appunto abbiamo subito iniziato parlando di questa Coppa Daredevil. Infatti questa Coppa Daredevil, come ben sapete, si è svolta nella modalità Knockout Marvel. Infatti sembrerebbe proprio che questa Coppa Daredevil faccia parte di una serie di tornei, quindi una serie di più tornei. Infatti questa serie di tornei si chiama proprio Super Series. Appunto, come già c'è scritto Fortnite tramite questa stringa, le prossime tre coppe, cioè i prossimi tre tornei nella modalità Knockout Marvel si svolgeranno il prossimo mese. Appunto le annunceranno insieme ai nuovi dettagli a partire dall'inizio di novembre. Quindi appunto avete ben potuto ascoltare, saranno altri tre tornei nella modalità Knockout Marvel. Poi ci va proprio a scrivere il leaker Apex, che appunto il leaker ottiene informazioni in anteprima. Lui ci va proprio a dire che probabilmente questi prossimi tre tornei si svolgeranno il mese prossimo, porteranno, come è successo anche per la Coppa Daredevil, presenteranno altre tre skin del fumetto. Quindi appunto andando a giocare questi tornei, ogni singolo torneo potremo partecipare, e se ci andremo a classificare magari fra i migliori 800 potremo portarci a casa altre skin della Marvel, come è successo proprio per Daredevil.
Devil. Quindi appunto quello che si pensa è che proprio ogni singolo torneo presenterà una nuovissima skin della Marvel. Infatti ad esempio probabilmente il prossimo torneo potrà presentare la skin di Black Panther, visto che dovrà arrivare nel negozio oggetti molto presto, e poi gli altri potrebbero presentare anche la skin di Venom, o ad esempio anche la skin di Ghost Rider, e anche la skin di Capitan Marvel. Perché appunto queste quattro skin devono arrivare nel negozio oggetti, sono state confermate, e appunto probabilmente potrebbero essere inserite in questa serie di tornei. Quindi se andiamo a giocare il torneo possiamo provare a portarcela a casa. Se invece non riusciamo a vincere il torneo, non riusciamo a vincerla gratuitamente, la skin uscirà comunque nel negozio oggetti, come è successo esattamente per Daredevil. Quindi questo è quello che si pensa, però una cosa molto molto certa, perché anche il leaker Apex l'ha detto, tantissimi leaker l'hanno detto, quindi probabilmente nel prossimo mese, cioè nel mese di novembre, avremo tantissime skin gratis in arrivo con appunto questa serie di tornei della Super Series. Fate sapere cosa ne pensate, soprattutto voi quale skin vorreste provare a vincere gratuitamente tramite questo torneo. A parer mio probabilmente i prossimi tornei potranno contenere la skin di Black Panther, la skin di Venom, oppure la skin di Ghost Rider, visto che tutte queste skin sono proprio rappresentate nell'immagine che ci ha proprio spoilerato Donald Mustard. Quindi ci possono vedere benissimo la skin di Black Panther, la skin di Ghost Rider e anche la skin di Capitan Marvel lì, che appunto sono skin che tramite queste immagini potete vedere a schermo, sono le uniche ancora non arrivate su Fortnite, quindi sicuramente potrebbero arrivare. Quindi queste erano le tre nuovissime skin, 3-4 nuovissime skin che dovrebbero arrivare tramite questa serie di tornei che si svolgerà il prossimo mese. Ovviamente seguiranno anche altri aggiornamenti nel corso delle settimane, perché come c'è scritto proprio Fortnite, all'inizio di novembre arriveranno maggiori informazioni, quindi mi raccomando, tenetevi pronti. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi piace vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale e attivare la campanella delle notifiche, così siamo aggiornati su questi tipi di video e levi lo skin in battaglia. Infine condividi questo video, ci tenendo amici e mo vedere anche a loro queste tre nuovissime skin gratuite in arrivo tramite questi tornei il prossimo mese su Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.